Grazie alla collaborazione tra l'Assemblea regionale, la Regione Siciliana e la WURT Italia, la Cappella Palatina, uno dei capolavori architettonici più prestigiosi del nostro tempo, sarà restituita al suo originario splendore. Guy de Maupassant definì la Cappella Palatina la più bella del mondo, il più prezioso gioiello religioso sognato da mente umana ed eseguito da mano di artista. Fu Ruggero II d'Altavilla che nel 1130, incoronato primo re normanno di Sicilia, volle realizzare questo ambizioso progetto dando il via, proprio in quell'anno, all'inizio dei lavori che termineranno circa 10 anni dopo. Oggi la Cappella Palatina è considerata fra i più grandi capolavori dell'umanità, dove la cultura normanna e latina si fondono con quella bizantina e musulmana, creando una suggestiva contaminazione impensabile nel XXI secolo. Qui si rivela appieno il miracolo politico siculo normanno, tradotto in termini visivi. Nel 2006 sono iniziate le opere di restauro rese oggi fruibili ai visitatori grazie ad un percorso guidato, un modo per poter vivere da vicino lo splendore dei mosaici e dei dipinti su legno. La cappella è situata all'interno di Palazzo dei Normanni e ciò che più colpisce, appena varcata la soglia, è la straordinaria ricchezza di decorazioni di ogni genere in uno spazio limitato, dal pavimento, alle colonne, alle navate, al soffitto. Nell'abside centrale, là in alto sulla cupola, sali in paradiso. Fra le tante sorprese che riserva la visita, c'è quella di poter osservare da vicino le mucarnas, il legno lavorato ad alveoli intagliati secondo l'antica tecnica dei carpentieri arabi, con intricate decorazioni pittoriche che rappresentano scene di vita ordinaria e di mitologia orientale. I colori naturali utilizzati nel XII secolo riescono a regalare tinte uniche, rese particolari dall'inserimento delle lamine d'oro. L'accesso al cantiere consente anche di vedere i disegni che preparano l'inserimento dei mosaici
e i saggi del restauro che fanno conoscere le varie metodologie utilizzate nello stesso. Qui il visitatore percorre un viaggio metastorico di grande suggestione attraverso il Medioevo della Palermo arabo-normanna. Dal 1 agosto al 30 novembre 2007, grazie all'impegno del presidente Gianfranco Miccichè, il cantiere di restauro della Cappella Palatina sarà aperto al pubblico per le visite guidate.